Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ho aperto il video, manco fossi il Papa. Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, nuovo video, questo sarà un video acquisti, quindi inizio subito perché veramente c'è così tanta roba che non so neanche io da dove iniziare. Iniziamo da... Non lo so, che busta prendo? Ok, Kiko, iniziamo da Kiko. Sono ritornata a Kiko. La quarta volta, terza, quarta volta, boh, non me lo ricordo più. Comunque, da Kiko ho preso due refill che sono questi ombrettini qui. Ora ve li mostrerò un po' più da vicino così capiamo meglio. Ho preso il 2,22. No, bugia. Bugia, ho detto una cavolata. Ho preso il 220 ed è un rosa molto 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 carino. È un rosa shimmer, quindi un colore comunque versatile, è un rosa antico, non è un rosa deciso ed è questo colore qui. È davvero bellino. Ve lo swatch un po'. Anche se non si vede nulla e poi mi scrivete dovresti cambiare luce, dovresti cambiare punto, quindi nada. Ok, poi ho preso il 400 che invece è completamente shimmer, pieno di micro glitter all'interno, luminosissimo, davvero bello, e l'ho pensato soprattutto per il trucco di domani che ho il matrimonio, finalmente è arrivato il matrimonio. Questo non so, ma si vede tantissimo che è riflettente da morire, cioè è davvero bello, poi bagnato è incredibile. Quindi questo qui, quindi il 400 e il 220. Poi ho preso un eyeliner e la commessa, no, non ho preso più nulla. E la commessa mi ha detto, guarda, questo eyeliner è meglio che tu lo tenga sempre dritto, così messo al contrario, perché tende a seccarsi rapidamente. Ci sono rimasta male. Comunque, è fatto così, con questa punta particolarissima, ecco, così si vede, è una punta stranissima. Il tratto... è comunque deciso, è deciso, ma volevo provare sta punta, non so perché mi sono fissata e ho voluto prendere queste line, quindi lo proveremo insieme con un get ready e vedremo insomma cosa viene fuori. Poi sono stata da Zara, ah, ma dentro c'è una bustina di Coin. Sono stata alla Coin perché volevo prendere un po' di tinta più scuro, visto che mi sono abbronzata, si vede? Sì, sono un tantino più colorata e quindi ho deciso di prendere il Soft Mousse. Sapete, io lo prendo sempre, questa è nella colorazione 01 e questa è la 03, che è un abisso praticamente tra i due, non so se si vede. Questa è chiarissima, mentre questa è proprio scura. Coprenza della mousse pari a zero, hanno cambiato formulazione, voi lo sapete, io ve ne ho già parlato, non mi piace la nuova formulazione, costa sempre 4,89€, quindi intorno alle 5€ hanno aumentato il prezzo, non mi piace perché preferivo la vecchia formulazione, la più coprente, mentre questa qui addirittura quella più scura non copre chissà che, io ho dei piccoli. Ora sta cambiando il viso con il mare, però sta cambiando la pelle con il mare, però ho comunque dei puntini delle piccole cicatrici d'acne, quindi ho bisogno di coprire un po' e di uniformare, ecco, non mi veniva, uniformare l'incarnato. Poi sono stata a Zara, questo è stato un regalo. Ho preso questo profumo qui, il Black Pony.
Ragazzi, l'odore era incredibile, quindi doveva essere per forza mio. Doveva essere per forza mio. Mi è piaciuto tantissimo ed era scontato al 39%, quindi quasi il 40% di sconto, quindi davvero un affare. Mi piaceva tanto, lo volevo. E quindi questo è stato un regalo, grazie. Sempre dalla persona misteriosa che mi ha regalato il profumo di Zara, mi ha regalato anche queste canotte qui. In realtà le dovevo comprare io, così come dovevo comprare il profumo, però poi si è offerto volontario e mi ha detto: guarda, lascia stare, facciamo tutto un conto, pago io. Va bene, grazie. Ok. Ho preso queste canotte qui. Queste costano 1,99€, stanno in offerta e sono strepitose, nel senso che sono comodissime, sono fresche, io le ho provate e mi piacciono, e quindi l'ho presa grigia, l'ho presa blu e vestono davvero bene, l'ho presa rossa da provare e l'ho presa bianca. In realtà ho provato soltanto quella blu, solo quella blu mi stava bene, e ho preso gli altri colori così random. Quindi grazie persona misteriosa. Ah no, la persona misteriosa mi ha regalato anche questo vestitino. Quelli sono di Alcott, li ho messi sulla gruccia semplicemente perché dovevano scendere prima di lavarle. Mi ha regalato anche questo vestitino che è troppo carino. Questo va con una fascia perché è troppo largo, qui veste in maniera incredibile, però è molto sportivo e poi è freschissimo, un materiale davvero incredibile. Quante volte ho detto incredibile? Poi io invece ho acquistato il delirio. Allora, sono andata a prendere un po' di accessori per il matrimonio. Nell'indecisione, perché sono un'eterna indecisa, ho preso tante cose. Ho preso questo braccialetto qui, non per il mio matrimonio, sia chiaro. Ho preso questo, sicuramente vedrete le foto su Instagram dell'outfit e di tutto il resto. Ho preso questo braccialetto che diventerà nero praticamente il giorno dopo, però mi sembrava carino da indossare, insomma. Poi, ovviamente non metterò tutto insieme, è da scegliere. Il vestito, lo sapete, è verde, è un verde prato. Ho preso questi orecchini che hanno semplicemente una pietra rosa, oro rosa, e appunto hanno tutti questi brillantini colorati, quindi non lo so, non lo devo scegliere, devo capire. Poi ho preso questi orecchini qui a pendente, sono troppo carini, e poi sì, li ho presi semplicemente al mercato del sabato. E poi ho preso questi qui, che saranno quelli che metterò quasi sicuramente. L'unica cosa che non mi piace di questi è che sono, forse così si vedono, sì, è che sono a clip. Questi non c'entrano nulla, c'è solo questo qui, questi sono altri orecchini, cioè sono tre orecchini. Questi. Poi, ancora, sono andata sempre al mercato del giovedì oggi, e perché sì, oggi è giovedì, e ho preso questo pantaloncino, troppo figo, troppo carino, è trasparente, però secondo me alla fine se metti una culotte nera puoi uscire, cioè escono nude le persone, le guardi e dici boh. Poi ho preso questo, questa maglia barra canotta, questa qui, e anche questa è davvero carina, ha una trama floreale. L'unica cosa che non mi fa proprio impazzire è questa parte di sotto che è in pelle, è l'unica cosa che non mi fa proprio impazzire, però nel contesto mi piace tanto, è davvero davvero carina. Qui c'è un fiocchetto, qui va un fiocchetto con questo richiamo in pizzo,
bisogna saper scegliere, col mercato bisogna saper scegliere. Poi ho preso un paio di scarpe, e queste non potevo farmele scappare. Allora, io sono 37, le ho prese 36 perché era l'ultimo modello, l'ultimo prodotto, l'ultimo pezzo e mi piacevano troppo. Ora, per fortuna il 36 mi va, non come il 37, ma mi va. Cioè, la scarpa non l'ho presa stretta, attenzione, non l'ho presa stretta, però è comodissima, è davvero comodissima, almeno a primo impatto è comodissima. È di questa marca qui, non lo so, costava tipo 25 euro e siccome era l'ultimo pezzo l'avrei dovuto pagare, l'ho pagato 8 euro, quindi straffare. Ed è così. Indossata è davvero bella, è proprio bella, bella, bella. E non vedo l'ora di indossarla con questo pantaloncino che ora ti mostro, che ho preso sempre oggi, che è particolarissimo nel senso che è delicato. Gli slip non te li faccio vedere. E questo pantaloncino qui, cioè, guarda che figo, troppo bello, con sta scarpa ci sta benissimo, con sta scarpa ci sta troppo bene, troppo troppo bene, cioè proprio bello bello bello. Non lo so, non l'ho indossato, magari lo indosso e fa cagare, però nel contesto mi piaceva tanto. Poi sì, no, finiamo al mercato, ho preso questo vestitino qui che è simile a quello che avete visto nell'altro video in jeans, però fatto così di cotone, di questo colore bellissimo acceso. Poi ho preso da Terranova questa collana qui, questo tris penso sia di collane, perché mi interessava quella più sottile, questa qui. E visto che veniva da 5,99€, veniva solo, dicevo, visto che da 5,99€ veniva solo 1€, l'ho voluta prendere. E sono queste tre catenine. Alla fine voglio dire, raga, 1€, cioè non ho speso chissà che per... Sto facendo un senso di colpa? No. Ok. Poi sono andata a GIFS, come si pronuncia? E vi dico dov'è, GIFEX, a Bari, in via Giulio Petroni 26A, così sapete dov'è che si trova il negozio dove acquisto la tinta. Ho fatto la tinta, sì, ho fatto la tinta, e c'è una ragazza troppo bella, è bravissima, è una bravissima ragazza, e io acquisto da lì e ho preso di nuovo il Bilboa Gel perché era in offerta a 2€, sono terminati, è inutile che correte, non è inutile che scappate, è rimasto soltanto l'olio a 2€, quindi se volete correte e scappate per l'olio. Poi ho preso, sono in fissa ultimamente con i bagnoschiuma particolari e profumosi, ho preso questo qui che non so onestamente se mi piacerà, però va bene. Ho preso il Vidal Exotic, no, Emotion, non è Exotic, il Pink Sunrise con fiori di bosco, ed è questo qui, non l'avevo mai visto, quindi bene. La profumazione non ve la so descrivere bene, è, sa di rose, però sa di fiori, sa di... non c'entra niente con l'estate, cioè non c'entra niente, non è estivo. Poi ho ripreso perché lo sto amando alla follia, il Neutromed all'acqua di cocco, che ve lo dica a fare, cioè è buonissimo. Questo è pH 5.5, nutriente e fresco. Allora, non fa schiuma, cioè non fa tanta schiuma, però lascia un profumo incredibile sulla pelle di cocco e sa proprio di estate, quindi cioè tu ti lavi con questo e dici ok, sono in estate, meraviglioso. Poi ho preso per sostituire, ecco, ho finito, madonna che macello, per sostituire
per cambiare, per dare un distacco al Paul Mitchell, che è pesante, però buono, ho preso questo qui della Splendor all'estratto di camomilla. Perché con l'estate, questo, a parte il fatto che lava i capelli, ed è la prima cosa, deve lavare il capello deve lavare, e poi dovrebbe, almeno se è quello che prendevo un tempo, dovrebbe schiarire un po' i capelli, quindi qui c'è scritto capelli morbidi e vellutati. La profumazione è proprio quella dei bambini, questo costa 1,70, il Vidal costa 1,30, mentre questo qui costa 1,99, si vede? Sì, va bene ragazzi e ragazze, il video termina qui, io sono sfatta, fa caldissimo, sono sfatta, il video termina qui, noi ci rivediamo al prossimo video e come sempre ti ricordo che giù nel box informazioni troverai tutti i link che ti riporteranno a Facebook, Instagram, Twitter e se vuoi scrivermi c'è l'indirizzo mail, iscriviti al canale per non perdere altri video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!